Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo signori con Dave the Diver. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. In realtà signori, voi avete visto i video di seguito, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho registrato, e poi c'è stata la pausa di Pasqua eccetera eccetera, quindi mi ero infognato abbastanza prima, quindi avevo registrato un bel po' di cose. Quindi io torno a giocarci tipo dopo una settimana, 10 giorni, quindi mi devo un attimino raccapezzare. Eravamo arrivati al punto in cui abbiamo sbloccato anche un po' di cose interessanti. Stavamo io da il popolo del mare, c'eravamo caricati la signorina Ramo e c'eravamo bloccati perché non riuscivamo a sbloccare la cosa. Mo ci ha dato dei guanti che possiamo anche tirare delle cose. Abbiamo visto come prendere i tonni, visto che tra un paio di giorni c'è l'evento coi tonni. E quindi in linea teorica ci siamo. Dovremmo, credo, migliorare. Infatti ci ha detto di migliorare un pochino quella che è la nostra attrezzatura, e converrebbe forse. Allora, il drone di salvataggio purtroppo costa tanto per quindi possiamo prendere un tonno alla volta eventualmente. E mentre per quanto riguarda queste cose, forse potremmo migliorare la tuta, perché dobbiamo scendere la muta, dobbiamo scendere ancora più in profondità, quindi onestamente questa la vado a migliorare. L'ossigeno, il peso. Proviamo con ossigeno. In realtà riusciremo a migliorare anche questo, però per il momento facciamo così. Quindi vediamo un pochino se ci riusciamo a raccapezzare. Signori, abbiate pazienza, come detto devo fare un recapino anche io, Allora, bombola di scorta. Questo oggetto esclusivo acquistabile solo nel negozio di Cobra. Una trappola a rete più grande e più solida per catturare pesci grossi. Lancia automaticamente la rete quando il sensore rileva un movimento. Questo ne pesca due. Ci vogliamo provare per i tonni? Vediamo. Ma di base una ce la dà? Non lo so. Andiamo a fare la nostra immersione comunque, va. E dobbiamo sempre vedere però se passano i tonni. Spero di sì. Poi dobbiamo prendere anche due, altre tre farfalle di mare. Mo vediamo se le becchiamo pure quelle. Intanto, come detto, adesso mi vorrei fare un attimino un recap della situazione. Allora, eccoli qua. Quindi mettiamoci più o meno dove si mettono loro, se arrivano qua in linea teorica però. Eccoli. Aia, vabbè, ci fanno un po' male, ma non fa niente. Ne dovrebbe riuscire a prendere due, vediamo. Aia, no, uno è arrivato. L'unica cosa è che io adesso ho quell'altra, ma non la posso usare adesso, quindi la perdiamo perché non aia. Purtroppo non abbiamo l'altro. Il drone 1 ce n'abbiamo. Non ho potuto neanche migliorarlo, che costava 6.500, quindi. Il fatto è che quella poi la perdiamo. Però che dobbiamo fare? Queste. Ma non ci dà il l'indicazione di dove dobbiamo andare? Perché come detto, essendo passato un po' di tempo, io non mi ricordo minimamente dove era il popolo del mare. Lo dico con tutta sincerità. Spingere di scatto felino. Vabbè, mo cerchiamo di rintracciare un pochino. Questi non mi ricordo se ne devo prendere o meno. Ok. Là c'è l'ossigeno e va bene. Questa fa più danno, la prendiamo. Per il momento magari concentriamoci su ste cose e poi queste non mi ricordo le conchiglie se dovevamo, perché c'erano sempre quegli obiettivi da fare con la tipa là. Allora, fatemi raccapezzare un attimino per dove è la Vabbè, questi non li abbiamo usati effettivamente. Ah no, eccolo là, c'è l'indicazione. Perfetto. Magari fammi vedere qua l'upgrade. No, so io che mi ero sbagliato. In realtà non. Vai. No. Vai. Ok. È a 154. L'avevo vista. Ah no, no, voi non la vedete perché c'è il mio faccione, l'iconcina del faccione. Però è proprio lì all'angoletto.
quindi è un po' imboscata effettivamente. Allora, poi sono andato a rivedere Farfalle di Mare, diceva tipo 200. Mi pare un po' strano. Io ho questo. Io se riesco a evitarmeli questi non sarebbe male, eh. Aspetta, no, questo. Scattino. Ho sbagliato, l'ho tirato la rete. Ok. Qua andremo a distruggere naturalmente il pad, perché per forza di cose, quando fai ste cose, guarda questa. Prendo un pochino. Vediamo qua cosa c'è. Spero che possa bastare il... Non mi ricordo da dove si passava, quindi facciamo qua. Dobbiamo andare a 128 metri in profondità. Tocca trovare la strada per arrivare in profondità. Che ve stavo a dire? Spero di avere abbastanza tonno poi. Io mo non mi sto neanche caricando di pesci, che magari poi sotto troviamo qualcosa di più utile, che ne sai. Ok, qua è l'ingresso alle profondità. Magari questi qua li possiamo pure via un pochino. Eccola là, ce li segna la farfalla di mare. Vieni qua. Che cos'è? Non mi ricordo in realtà cosa servisse. Vai, vai, non andare là. Ne manca solo una. Lo so. Aia. Ho appena visto una farfalla di mare gigante. Direi, spero di non dover prendere quella in realtà. Beh, a sto punto la prendo al posto di quella. Beh, tanto non ce le tiene quelle comunque. Quindi siccome io non so se devo... passare da un lato all'altro. O qualcosina random la raccogliamo, signori, che... aspetta, quello dove stavano di là. Vediamo se è di qua. La luce la devo prendere. Sì. Penso che debba. Che rischio. Ok. La dovevamo prendere per forza la luce, se no non arrivavamo qua. Vabbè, questi piccoletti un pochino li posso pure via. Queste qua pure che ne dovevamo prendere un tot, mi sa, stella marina viola. Ci servivano per qualche miglioria, o sbaglio, per gli upgrade delle armi. Mi sa che ogni tanto ci serviva qualche stella marina, se non ricordo male. Allora, questa facciamo che la prendo e la uso proprio al volo. Ok. Sbaglio, quel cumulo di pietre si sta muovendo. È quello che era scappato. No, ma perché con questa violenza, tra l'altro? Ride pure. Ride pure il polipone, mortacci sua. Te preoccupa che mo te venga a piamo? Già abbiamo le... è il polpo dell'altra volta. Mi sta di nuovo schizzando con l'inchiostro. Questa volta non ti lascerò sfuggire. Aspetta e vedrai. Piccolo bastardo. Il ritorno del polpo.
Allora, aspetta che stavolta faccio vedere io figlio di una polpa maiala. Ti è? Aspetta, non basta una pietra, mi sa. E vabbè, magari abbiamo dopo. Ma oddio, non è neanche necessario. In realtà posso lasciarla. Bene, ho aperto un passaggio. Maledetto polpo, se ti prendo, guarda. Beh, come ti permetti di schizzarmi con l'inchiostro per ben due volte? Non te la farò passare liscia. Devo chiedere a Bancio di farmi delle polpette di polpo. Sta per culà però, eh. Non posso dire. Ah, è fuggito di nuovo. Beh, per essere veloce è veloce comunque. Ha lasciato cadere qualcosa. Si lascia sempre qualcosa dietro. Magari non è cattivo come sembra. Vediamo che ci ha lasciato. Amuleto, arma, arrugginito. Misterioso per arma, ha lasciato cadere da proprio. Se lo applica una pistola magari succede qualcosa di interessante. E chi lo sa. Sembra essere un reperto, dovrò identificarlo in superficie. Va bene, allora questa l'abbiamo completata. Noi dobbiamo continuare a seguire la missione, che in realtà è da quest'altro lato. Ah, ok, dobbiamo tirare quello là, però per farlo dobbiamo arrivarci, quindi. Da quest'altro lato. Oddio, meno male che c'avevamo ancora la torcia. No, attualmente. Avevamo questa, sì, ok. A mali estremi, signori. Scusate. Fateci passare. Ossigeno ci serve, ma non così eccessivamente. Ce n'è un altro qua. Allora facciamo che uso questo e quello me lo tengo. Eccomi. Sono arrivato, eh. Oh, sei tornato, umano. Temevo che uno squalo da collare ti avesse mangiato sulla via del ritorno. Squalo dal collare. Parla come qualcuno di mia conoscenza. Potrò rimuovere il palo con i guanti da sub del dottor Beacon, che vive in superficie. Beacon, eh? Nella nostra lingua somiglia a carne di balena marcia. ok, aspetta un attimo, provo a rimuoverlo. No, a noi assomiglia a bacon, che è qualcosa di molto buono. Quindi. Allora, aspetta che questo, già che ci sta, dovrebbe stare qua sopra, no? Ecco. Allora, un attimo che... Ah, infatti stavo aspettando che uscisse sto coso. Invece comunque dobbiamo muovere un pochino per... Magari se sedamo? Ecco, bravo. Abbiamo ammazzato il popolo della... del mare? No, si sono spostati. Ha funzionato, ma non basta. Forse con un altro tentativo ce la faccio. Umano, c'è un altro cumulo di rocce laggiù. Ah, però dall'altro lato. Vabbè, qui non c'è nulla da spostare. Andrò prima a dare un'occhiata. Allora aspetta. Facciamo così. Scusa, già che ci siamo, mi recupero questo. Me ne state a approfittare comunque, io lo dico. Me lo siamo tanto usato per usato. Penso che si possa passare da qua. Stiamo andando un po' troppo in... No. Ah, e mo? Come ci arrivo dall'altro lato? Non penso di dover fare tutto sto mega giro. Vediamo se c'è dall'altro lato proprio un altro passaggio. Perché qua è dove stanno le rocce, giusto? Yes. Vediamo se ci arrivo dalla sinistra. Ahia. No, 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 erroraccio. Vabbè, ma dove cazzo stiamo? Aspetta un attimo. Ok. Fallo fa.
Bene. Vabbè, io vorrei solamente... No, non si passa. Vai, vai, vai di qua, vai di qua. Che questo è veloce. Cazzarola, ci ho fatto molto male. Ma molto male. Meno male che c'è dell'ossigeno. Se no eravamo fregati. Rintronarli. Poi, anche se non li prendiamo, che poi li prendiamo per forza perché ci passiamo vicino. Sono troppo pericolosi. Occhio. Vai, vai. Sarola. Già siamo pesanti comunque, porco due. Vabbè, queste nel caso posso pure buttare poi, però. Allora, questo che roba è? Posso caricare il colpo? No. Scusa, il piccone. Ah, non c'ho il piccone. Ma posso tipo lanciarti la pietra sopra? Porca troia! Qua ci arriva? Sì, ci arriva, sì, sto pezzo. Lo so, aspetta. Dietro c'è un palo, se lo rimuovo... Aspetta, no, noi dobbiamo fare prima un'altra cosa. Sto bastardo, prendere il piccone. No, ero convintissimo. Andare il piccone. Posso dare un'occhiatina pure qua, lo so che... No. Però se ci sta quello ci deve sta qualcosa di interessante, lo dico io. Sicuro. Se ci stava quella di guardia. No. Era una scorciatoia, semplicemente. Vabbè. Oh. Vai. Peccato non essere riusciti però ad avere il piccone per agganciare quel coso. Vai, vai. Così, così. Vai. Ok, 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 ok. Occhio sotto! Oh, Musi. Wow, umano. Bene, abbiamo aperto un barco. Abbiamo. Oh, abbiamo. Sei più utile di quanto sembri. Il villaggio è vicinissimo. Passiamo da quel varco che hai appena creato. Andrò avanti io. Aspetta, adesso posso andarmene, giusto? Ma ti rendi conto di quello che dici? Non sei preoccupato per Ramo? E poi ho una richiesta per te, quindi vorrei che venissi al villaggio con noi. Il villaggio del popolo del mare, io? Sì, sono venuta fin quassù nel mare degli umani per un motivo. Ho una richiesta. Ok. Ok, a noi ci manca l'ultima farfalla di mare pure. Poi un po' di toni per la festicciuola del tonno lì, però lo vedremo più avanti. Le munizioni avevo riprese, sì, ok. Ossigeno ne abbiamo ancora un pochino, quindi forse potrei evitarmi quello. Questo lo teniamo. Ho la pelle d'oca. C'è qua quadra che non cosa, però, eh. Oh, però. Belle bestioline ci stanno qua sotto, comunque. Tra i mega polponi, sti cosi qua.
E quell'altra farfallona? Mi è appena passato davanti qualcosa. Umano, vai a fare da vedetta. Ma che io, scusa, ma voi c'avete le pin, sì. Siete più veloci. Ma è buio! Come disse un... Ho paura che possa esserci qualcosa di pericoloso. C'è qualcosa di pericoloso, senza ombra di dubbio. Posso... Ma qua queste... No, eh. È proprio necessaria questa cosa che stiamo facendo, eh. Percepisci la presenza di una creatura pericolosa. Vuoi entrare? Dopo essere entrato, si verificherà un evento che terminerà con te che torni sulla barca. Cadavere o... No, per sapere. Dai. Vabbè, penso che comunque questa è la missione. Caverna degli abissi. Ah, aspetta, qua dobbiamo... Ci stanno sti cosi, quindi dobbiamo appenderci. Che cos'è? Perché ci sono resti a queste profondità? Esamina la strada, cioè, perché qua erano quelli dove ci possiamo agganciare, quindi probabilmente cercheranno di lanciarci via. Salve. Di nuovo quelle vibrazioni? Ma perché ne hai visto? Deve esserci qualcosa. Perché mi ha detto di venire da solo? Dai. Salve. Wolf Phil. Che cos'è? Esistono anguille lupo tanto grosse? Non posso correre. Che importa. Allora, io mi posso solo agganciare. Cristo. Mi dovevo agganciare prima. E poi come faccio? Vabbè, allora, facciamo una cosa. Oh merda. Perché ha luce? Ma io dovrei capire come li posso far male. Oh merda. Alla coda, immagino. Sembra tosto. Quel punto luminoso sulla coda sembra più delicato del resto del corpo. L'avevamo intuito, ma... Ah, molto più veloce di questo. Allora, qua non so se passo come. Io nel dubbio mi attacco. Ce ne vorrà. Ok. Poi devo aspettare che ripassa di là. Però quando passa di là devo capire come cazzo lo evito. Ma mi via per forza. Vai, vai. Non ce la facciamo con l'ossigeno. Perché quando ci viene incontro ci prende sempre. Devo capire dove minchia si posso nascondere. Oh merda. Qua l'abbiamo sbancata per un pelo. Non c'è un po' di ossigeno da qualche parte? Sì, in realtà. Vedere pure se c'è. No. Sta minchia. Veloce, veloce. Vabbè, qua non dovrebbe prendere. Meglio il fucile, secondo me, del... Oddio, non so, l'arpione dovrebbe far comunque discretamente male. Sotto. Vai, vai, vai. Vediamo questo quanto. Ok.
quanto fa de danno. Eravamo lì comunque con l'arpione, eh? Attenzione. Come fa un'anguilla lupo a essere tanto grande? Stavo per venire a sconfiggerla, immagino di essere arrivato tardi. Ma guarda questo. Sei più forte di quanto pensassi, umano. Vedi quel grande cancello laggiù? È l'ingresso del villaggio. Assumi il comando, umano. Assumo il comando? Aspetta, prima fammi via qualche pezzo dell'anguillina, già che ci stiamo. Posso? Siamo pesanti a merda, no? Non particolarmente. Vabbè. Si può? Ammazza però che bel ingresso. Vi siete attrezzati bene. Finalmente siamo arrivati all'ingresso del villaggio. Ramo, tu hai la chiave, giusto? Oh no, l'ho lasciata nel... Scherzavo, è qui nello zaino. Temevo che mi avresti chiesto di riportarti indietro. Inseriamo la chiave e torniamo al villaggio, eh? Abbiamo fatto bene a migliorare la muta, perché altrimenti a sta profondità mi sa che non ci potevamo arrivare. Eravamo proprio pelo pelo. Quale luminosità. Bellissimo. Villaggio del popolo del mare. Cioè, hanno delle cascate nel sott'acqua. Cioè, ci sta, ci stanno, però. Oh, quindi questo è... esatto, questo è il villaggio del popolo del mare in cui viviamo. E chi si immaginava un posto simile sott'acqua? Oh, state calmi, eh? Aspetta! Come ha fatto un umano ad arrivare qui? Ramo, Suam! Siete stati rapiti da questo umano? Tenzin ti attende. Non riesce a dormire dalla preoccupazione. È abbastanza difficile spiegarlo. Ah, lo faccio io. Ho salvato Ramo, che era stata rapita da un calamaro. Ma lascia perdere, va, portami da mio padre, sarà più facile spiegarlo a lui. Beh, però ci aveva detto che dovevamo tornare in superficie, quindi non so come funziona adesso, se è tutta cutscene, tra virgolette, comunque zona. Chiacchiera e poi ci fa rispawnare sopra. Casa di Tenzin. Guarda pure i quadri. Che è la figlia del sovrano, la signora Ramo. Beh, noi abbiamo salvato la figlia del sovrano, quindi attenzione. Oh, santo cielo, Ramo, figlia mia. Dove sei stata, bambina mia? Il tuo papà era fuori di senno per la paura. Sei ferita? Gli umani ti hanno fatto qualcosa, figliola? Aspetta, questo chi è? Pensavo che avessi portato un lamantino azzurro, ma questo è un umano. Lamantino azzurro immagino che sia abbastanza massiccio. Che succede qui? Gradirei una spiegazione. Hai presente tutte le cose strane che sono successe ultimamente, no? Ad esempio le scosse o lo scioglimento del ghiaccio dell'albero divino. Certo, Ramo, sto cercando le cause. Sono passati già 2 anni. Come sai, la nostra tecnologia ha i suoi limiti. Ecco, i testi antichi sono andati perduti e dobbiamo escogitare nuovi metodi. Non possiamo più aspettare, padre. Gli umani sono egoisti, ma hanno un'ottima tecnologia. Abbiamo bisogno del loro aiuto. No, gli umani no. Di loro non ci si può fidare. E c'ha pure ragione. Hanno sporcato la nostra casa e hanno persino catturato i nostri simili per metterli in mostra. Sono creature malvagie che vivono solo che vogliono solo catturarci e derubarci. Non possiamo allearci con simili. Un'altra scossa potente. Visto? Succederà qualcosa di molto brutto se non facciamo qualcosa. Quando sono stata catturata dal calamaro gigante nelle acque degli umani, Dave mi ha aiutato. Prima Suam ha detto che era stato lui a salvarla. Prova a chiederglielo. Gli umani non possono essere tutti cattivi, giusto? Anche se fossi d'accordo, gli abitanti del villaggio non accetterebbero mai ricevere aiuto dagli umani. Non ci crederebbe nessuno. Se quest'uomo riuscirà a conquistarsi la fiducia del villaggio, prenderò in considerazione la tua proposta. La fiducia del villaggio, come potrà riuscirci? Che ne dici di chiedere in giro per scoprire di cosa hanno bisogno? D'accordo. Tuttavia il lungo viaggio di oggi è stato molto faticoso. Umano, torna qui domani. Dovrai ascoltare le richieste degli abitanti del villaggio. Ma aspetta, non ho ancora accettato. Come faccio a venire fin qua giù?
Infatti dobbiamo fare un po' di strada, un po' troppa. Capitolo 3, una richiesta dal popolo del mare. Dal momento che hai salvato mia figlia, Ramo, immagino che il mio popolo non possa ignorare le tue esigenze, anche se sei un umano. Guarda, usa questo. Ho un teletrasporto? Che cos'è? Sembra un semplice specchio. Questo specchio del popolo del mare, una volta installato, ti condurrà direttamente al villaggio. Meno male. Oh, com'è possibile? Vari disastri hanno provocato il nostro declino, ma un tempo la civiltà dei nostri antenati era molto avanzata. In questo momento ci resta soltanto qualcuno dei loro reperti, purtroppo. Ad ogni modo, se lo installi nel tuo villaggio, potrai venirci a trovare tutte le volte che vorrai. Riconoscerai il tuo volto, quindi soltanto tu potrai usarlo. Inoltre funziona con la luce dell'albero divino o del sole, pertanto potrai usarlo soltanto di giorno. Oh, e ti darò una mappa del villaggio, ti servirà a trovare gli abitanti. Teletrasporto, fantastico. Adesso devo usare questo specchio per tornare immediatamente alla barca. Beh, come fai a tornare alla barca? Questo penso che abbia un andata e ritorno, cioè un collegamento. Ti porti lo specchio sopra e poi da là ti ritrasporti a un altro specchio qua. Ma questo ce lo devi portare sopra, no? No? Vabbè, semplifichiamo le cose, ci sta. E... è perché se lo specchio ti porta di teletrasporto, lo specchio rimane là e tu ti sei... Va bene, comunque. Salve! Comunque, anguilla lupo gigante. 999 centimetri. Va bene, va bene, va bene. Oh, non è andata comunque male la pesca. Abbiamo preso Ertonno là che ci serve, però. Ecco, vediamo questo che roba era. Amuleto per arma del polpo. Un misterioso amuleto per arma lasciato cadere. Ok, 15% di danno in più al danno base dell'arma da fuoco. Non l'equipaggio perché gli altri che ho messo al momento mi dovrebbero essere più utili comunque. Concludi la giornata e prepara tutto al banco di sushi. Allora, immagino che dovrò installare questo specchio del popolo del mare sulla barca. Ha detto che posso andare al villaggio del popolo del mare soltanto di giorno, giusto? Beh, ci andrò domani. Oh, no, guarda che ora è. Bancho sushi avrà già aperto. Farò un salto per vedere come va. Ah, quindi, ok, già è tutto. È oggi giornata indirizzata, però ci sta. Pare sia arrivato troppo tardi. Dovrei riordinare un po'. Aie. Yoshi, cosa ci fai qui? Ho finito di lavorare poco fa ed ero di passaggio. Ho visto che le luci erano accese nonostante la tarda ora. Sembra che Bancho sia già andato a casa. Mi è sembrato un po' stanco ultimamente. Ho paura che possa ammalarsi. Eppure sono contenta di vederlo di nuovo lavorare così duramente. Ora che ci penso, ho sentito dire che una volta ha smesso di cucinare a causa di un certo incidente. Eh sì, in quel momento pensavo che avesse smesso definitivamente. Chissà perché. Beh, non è un segreto. Ho semplicemente evitato di dirlo in presenza di Bancho, nel caso in cui fosse ancora una ferita aperta per lui. Ho sete, potresti prima darmi un boccale di birra? Sì. Allora, la birra è un po' complicata da versare, quindi... 20% di schiuma... ma è un po' meno in realtà, però va bene. Non c'è niente di più rinfrescante di un boccale di birra dopo il lavoro. Ed è ancora più bello bere con questa vista sul mare di sera, eh? Adesso ti parlo un po' di Bancho e del perché ha smesso di cucinare per un certo periodo. È successo 12 anni fa. Sono curioso, vediamo. Questo è il Dugon Hotel. Ho lavorato qui 12 anni fa. È un hotel a 5 stelle ricco di tradizione e una lunga storia. Certo, sembra un po' vecchio, ma all'epoca la qualità del cibo e del servizio era appena stata migliorata. Yoshi, è un minuto? Che succede, capo? Beh, ha appena prenotato una cliente difficile. Una cliente difficile? Conosci l'attrice Lois Crawford? Ha prenotato nel nostro hotel. Hotel man. No, io non posso cliccare niente. Perché mi si è spento il pad. Si è scaricato. Ma i mortacci sua. Aspettate, cambiamo la pila al volo, signori. Ce l'abbiamo. E che se fa così? Però... perché siamo su PC, quindi non mi avvisa quando stanno per morire le pile. Ma noi siamo pronti, ci abbiamo tutto qua. Tac. Vedi?
possiamo chiedere hotel manager, chiediamo del manager. Il manager ha passato tutta la sua vita nell'hotel, era come se fosse il simbolo vivente della sua storia. Conosceva bene il galateo usato dalla borghesia di tutto il mondo, infatti sapeva servire le persone appartenenti alle classi più alte. Molti VIP richiedevano i suoi servizi. Lois Crawford era un'attrice importante con una lunga carriera alle spalle. Particolarmente notevole è stato il suo ruolo nei panni di una spia in uno dei suoi progetti più famosi, il 42esimo piano. Ora sembra si stia attraversando un periodo buio, dato che i suoi nuovi film non hanno avuto molto successo. Chiudiamo anche dell'hotel e via. Il Dugan Hotel è lussuoso e vanta di molti anni di tradizione, storia. In passato abbiamo ospitato nobili e sono anche stati girati importanti film qui. Chiunque sentisse una sorta di nostalgia del passato ha usufruito dei nostri servizi. E noi abbiamo sempre avuto standard molto elevati per i nostri servizi. Ho sentito dire che Lois Crawford è molto esigente, ma il nostro è un hotel di alto livello con una lunga storia e tradizione alle spalle. Non credo ci saranno problemi se la ospiteremo. Ah, ecco, appunto, nessuno può competere con la qualità dei nostri servizi e del nostro staff. Abbiamo anche vinto molti premi. Solo una cosa, non hai sentito le voci che girano su di lei, vero? Quali voci? Guarda qui. Non è solo una rinomata cuoca, ma anche una gourmet. Questo è il soffietto editoriale che ha pubblicato di recente su una rivista di viaggi. Sembra stia scrivendo i suoi viaggi, ma in realtà sta solo criticando l'hotel in cui ha soggiornato. Il Gloria Hotel è il meglio del meglio, eppure lei l'ha criticato così ferocemente. Parlare degli aspetti negativi fa sembrare più professionali. Tutto quello che scrive è quasi sempre così. Secondo te dovremmo fare... cosa dovremmo fare, Yoshi? Se rifiutiamo la prenotazione, figurati. Siamo pieni. Che ne dici se... tanto penso sia già scriptato, è storia passata, quindi... Che ne dici se rifiutiamo la prenotazione? Qual è il senso di ospitare un cliente che cercherà intenzionalmente di rovinare la nostra reputazione? Se rifiutiamo è probabile che troverà un modo ancora più ingegnoso per colpirci. Scriverà che non siamo abbastanza sicuri di noi stessi, che siamo selettivi su chi ospitare e così via. Accetteremo la prenotazione, ma dobbiamo anche capire in che modo possiamo soddisfarla. Credo tu abbia ragione. Qualche idea, Yoshi? I punti di forza del nostro hotel sono la sua storia e tradizione, ma anche il servizio di alta qualità. Per soddisfarla dovremo sfruttare al meglio queste qualità. Ha prenotato una suite? Sì. Ci servono camere pulite e servizi che si adattino ai suoi gusti. La tratteremo come una VIP. Mi occuperò di preparare le bevande e i servizi che preferisce. Controllerò anche lo stato delle camere. E in quanto a chi dovrà accoglierla, immagino sia compito mio. Grazie. Nessuno può occuparsi di una cliente così difficile meglio di te, dato che hai accolto tantissimi VIP durante la tua carriera. Sono più agitato del solito. Per quanto riguarda il cibo, possiamo prepararle un buffet per colazione, ma dobbiamo preparare anche un piatto per la cena. Italiano o francese? Beh, italiano, per forza. Nah, pizza, che cosa? Pizza e vino, ma scusi. Il nostro hotel prepara cibo italiano come un bistrò in modalità... alla carte. Serviamo pasta o pizza accompagnate da un vino semplice. Il cuoco ha imparato a cucinare a Napoli e la sua pizza margherita era buona, ma... non va bene come portata per la cena. Ah, è qui che arriviamo. Però chiediamo anche del francese. Prepariamo del buonissimo cibo francese nel nostro hotel. È il fiore all'occhiello del Dugan Hotel, grazie alla guida del nostro capo cuoco stellato. Ma questo non è il momento giusto. Il nostro capo cuoco è in Francia per una ricerca culinaria. E il sous chef lo sta sostituendo per il momento e tutto procede perfettamente in cucina. Tuttavia la nostra pessima cliente è davvero complicata. Andiamo del giapponese, allora. Il cibo giapponese del Dugan Hotel non è mai stato il suo punto forte. Abbiamo servito solo udon o semplice donburi. Tuttavia, da quando abbiamo assunto Bancho, abbiamo fatto grandi progressi e siamo cresciuti in maniera esponenziale. Bancho è famoso per la sua capacità di reinterpretare l'uso degli ingredienti e le sue ricette sono state recentemente pubblicate in una rivista estera. Potrebbe essere il nostro asso nella manica. Questo significa che probabilmente il giapponese è la scelta migliore. Bancho non ha ancora dimostrato il suo valore. Pensi che ce la possa fare? Bancho è un esperto, senza ombra di dubbio. Però il suo punto... il suo più grande difetto è che non tiene conto dei gusti dei clienti. Il suo unico scopo è far provare nuovi sapori. Questo è ciò che stimola la sua creatività, naturalmente, ma non è quello di cui abbiamo bisogno al momento. Dopotutto stiamo parlando della famigerata Lois Crawford. Lois. Capisco, giusta osservazione, ma credo che la cosa migliore da fare al momento sia provare a convincere Bancho. Sono d'accordo. Buona fortuna, Yoshi. Bancho, sei qui? Guarda che capello. Yoshi, cosa ci fai qui? Oh, sei qui, bene.
Sono venuta a vedere come procedere con la richiesta del manager. Controlla pure, è soltanto semplice cucina giapponese. Bancho era un uomo particolare. Un giorno si è presentato da noi, ci ha consegnato il suo curriculum e ci ha detto di aver studiato in Giappone. Tutti i ristoranti di sushi elencati nel curriculum erano di alto livello, ma Bancho non era mai rimasto nello stesso posto per molto tempo. Mi spiegò che quando sentiva di aver imparato abbastanza proseguiva oltre. Il capo ha parlato a lungo con lui e poi gli ha affidato la gestione del team della cucina giapponese. Era sempre indaffarato in cucina ogni giorno. Quando non c'erano clienti sperimentava nuove ricette per conto suo. Odiava essere interrotto. Ti stavi esercitando? Beh, sì. Esercitarsi significa fare decine di migliaia di tentativi. Solo esercitandosi senza sosta si possono raggiungere risultati importanti. Capisco. Mi hanno detto che non perdi mai l'occasione di esercitarti e di fare ricerca, Bancho. Mi rasserena vederti lavorare così duramente. In che senso rasserena? Bancho, vorresti provare a servire un VIP? Esatto, ospiteremo una persona importante che farà aumentare la nostra reputazione oppure potrà distruggerla completamente. Si chiama Lois Crawford, è un'attrice purtroppo molto difficile da accontentare ed è anche una critica gastronomica. Lavori nel Dugong Hotel da circa un anno. Il nostro team di cucina giapponese, che non è mai stato molto valido, ha acquisito molta importanza in pochissimo tempo e non possiamo negare che è stato soprattutto merito tuo. Tuttavia questo significa anche che alcuni clienti richiedono un trattamento speciale. Quindi questo significa che devo cercare di soddisfare questa cliente esigente, Lois Crawford. Sì, è fondamentale, dato che la reputazione del Dugong Hotel è in bilico. Che ne pensi? Per quanto riguarda cucinare, è sempre stata una sfida con me stesso, non con gli altri. Realizzare piatti perfetti è sempre stato il mio obiettivo e questo non cambierà mai, a prescindere dalla persona per cui cucino. Uno, uso semplicemente i migliori ingredienti di stagione e scelgo la ricetta più adatta. Sei d'accordo? Va bene, ti lasceremo decidere i singoli piatti, Banjo. Però vorrei darti un suggerimento riguardo al modo in cui serviremo la nostra cliente. Certo, quando si tratta di servire il cibo sei tu l'esperta, Yoshi. Una degustazione di sushi propone diversi tipi di sushi in un certo ordine, intervallati da alcuni contorni. Attraverso il sushi i clienti possono assaggiare vari tipi di pesce. Che ne pensi della degustazione di sushi, anche la tua specialità? Conosco molto bene il procedimento, ma non credi sia troppo scontato? Se scegliamo questa opzione, molto probabilmente il piatto principale sarà sushi di tonno, di anguilla, lucio o hirame, che è anche di stagione adesso. Ma non sarà niente di speciale. Ok. Poiché si tratta di una cena, credo sia meglio optare per più portate invece che servire un unico piatto. Questo significa che forse sarebbe meglio adottare lo schema delle portate occidentali piuttosto. Anche se sarà un po' diverso dal metodo tradizionale, che credo che potrei aggiungere zuppa, antipasto, sashimi, contorni, sushi, tempura e dessert. Che ne pensi? Penso che mi sta venendo una fame della Madonna. Niente male, quindi cosa preparerai nello specifico? Per cominciare c'è la zuppa. Qualche minuto dopo, andiamo alla zuppa. Sì, credo che fino al sushi vada bene. Poi c'è la tempura, credo che il gambero sia la scelta più sensata. È difficile fare colpo con il gambero, finora è tutto abbastanza piatto, quindi adesso dobbiamo inserire qualcosa di più creativo. Ho fatto delle ricerche, che ne pensi di questo? Sicuramente avrai un'ottima proposta, sentiamo. Squalo! Stavo pensando a un piatto a base di testa di squalo. Cosa? Uno squalo? Gli squali si possono mangiare? Gli squali sono davvero gustosi, in questo periodo sono molto in carne, quindi sono più saporiti. Soprattutto le guance hanno una buonissima consistenza gommosa che ricorda sia la carne che il pesce. Ma lo squalo è troppo esotico, non possiamo usare qualcosa di più comune? Considerando che si tratta di Lois Crawford. Il buon cibo stupisce tutti, chiunque assaggi un boccone riconosce il cibo per quello che è, cioè il meglio che si possa trovare in queste zone e in questa stagione. Ci penserò, non sono sicura che possa andar bene. Non riesco a pensare che non sia una buona idea, Bancho. Se servi questo piatto e la cosa si mette non male, non subirai soltanto tu le conseguenze. Sai, sia io che il manager abbiamo una parte di responsabilità. Dopotutto lei verrà al Dugong Hotel, non in un ristorante gestito da te. Un hotel ha il compito di garantire un soggiorno rilassante e piacevole ai suoi ospiti. Non possiamo permettere che qualcosa rovini il soggiorno, dato che l'hotel rischia di rimetterci. Ma non è detto che non le piacerà. Lo capirà dal primo boccone che si tratta di uno dei migliori piatti. C'è sempre un'eccezione alla regola. È una persona estremamente esigente, dopo tutto. Ah, che peccato, capisco. Allora preparerò la tempura di gambero, anche se non può competere con lo squalo. Dai, che figata però, questa parte del ricordo. Da questa parte, signora Crawford. Grazie. Lui è Bancho, il cuoco che preparerà i suoi piatti oggi. È più giovane di quanto immaginassi. Speravo ci fosse un cuoco più esperto. Oh cielo, ha la bocca cucita. Forse la mia presenza lo lascia senza parole, eh?
Ah, sembra un po' teso, ma le assicuro che è un cuoco molto competente. Allora non vedo l'ora di assaggiare i suoi piatti. Nonostante sia un vecchio hotel, ricordo che il servizio fosse abbastanza buono qui. Mi sono piaciuti anche la moquette e i quadri. L'arredamento del Gloria Hotel era pacchiano, non mi piaceva. Ma il fatto che ci sia una palestra è un po' seccante. Ho bisogno di allenare... che non ci sia una palestra. Ho bisogno di allenarmi ogni giorno per mantenere la linea. Ma volevamo che la sua permanenza fosse il più rilassante possibile. Ognuno ha il suo modo di rilassarsi. Beh, gli stabilimenti balneari erano buoni, quindi mi accontenterò di quelli. Quindi cosa c'è per cena? Sarà una cena a base di piatti giapponesi, ecco il menù. Azzannatore al vapore e zuppa di yam. È un piatto al vapore composto da azzannatore e uova alla griglia, successivamente cotte al vapore con contorno di yam. La zuppa non si chiama yam, immagino, no, yam è bella. La zuppa ha il caratteristico sapore marcato del pesce. Una zuppa giapponese? Ha un sapore delicato combinato con un profumo speziato, molto interessante. È il sapore del sashimi, è un tocco di sapore dato anche da un condimento preparato con 7 spezie diverse. Il prossimo piatto è... quindi rimangono la tempura e il dolce? Cos'è la tempura? Non dirmi che sono i gamberetti, quelli che solitamente vengono serviti col riso. E sicuramente il dolce è la solita frutta, credo di aver assaggiato praticamente tutto. È difficile decifrare la sua reazione, siamo andati bene? Allora, le è piaciuto? È soddisfatta della nostra cucina giapponese? Beh, direi che è buona quanto mi aspettavo. Potrei venire a mangiare qui di tanto in tanto, ma non vedo perché dovrei scomodarmi per venire in un hotel a mangiare cibo mediocre. Nonostante questo sono sicuro che il nostro cibo sia migliore di quello della maggior parte dei ristoranti. La zuppa di azzannatore o qualcosa del genere è abbastanza buona, ma niente di più, era solo una zuppa di pesce con un retrogusto piccante. E ci avete anche aggiunto delle patate dolci pastose. Non mi piace quella consistenza. Caspita, sembra che il cibo giapponese non sia di suo gradimento. Non sapendolo le abbiamo servito cibo giapponese, colpa mia, la prego di accettare le mie scuse. Ma non importa, non era tanto buono, ma almeno era sano. Questo hotel non ha nemmeno una palestra, quindi almeno il cibo deve essere salutare, eh? Posso dire una cosa? Bancho? Mi permetta di presentarmi nuovamente, sono il capocuoco di questo hotel, Bancho. Non sono molto loquace, quindi ho ascoltato in silenzio, ma credo sia arrivato il momento di parlare. Oh, bene, ha qualcosa da dire? In teoria i tuoi piatti dovrebbero essere migliori, o no? Calma Bancho, la signora Lois sta solo... È sicuramente mia la colpa di non essere riuscito a servire del cibo soddisfacente. Posso rimediare al mio errore? Cosa? Oh, guardi, sono davvero impegnata. Ciò che ha assaggiato oggi non rispecchia le mie vere abilità. Le servirò qualcosa che si può davvero definire buono. Bancho, non starei mica parlando di... quindi stai dicendo che pensi di poter preparare qualcosa che mi piacerà? Va bene, aspetterò, ma ricorda, il mio tempo è prezioso. Sarà meglio che il piatto sia sorprendente. Bancho, non starei mica pensando a... Cosa c'è, signora Yoshi? Mi sta sfuggendo qualcosa? Fatto. Ecco a lei, una testa di squalo arrostita. Che poi l'ha riportata anche sull'isola, cioè è proprio una specialità. Oh, santo cielo! Ecco, questo è... Ha fritto una testa intera? È un piatto buonissimo, la carne delle guance non è stata rimossa. Ho deciso di friggere tutta la testa per mantenere la consistenza elastica. Non assaggerà niente di simile da nessun'altra parte. È un piatto di alta qualità, realizzato solo con i migliori ingredienti. Portatelo via, come può pensare che questo sia cibo? Ma come? Ne assaggi un po', le assicuro che le sembrerà di essere in paradiso. Sono davvero delusa, è questo il servizio che offrite al Dungeon Hotel? Colpa mia, mi scuserò, e voi, Bancho, Yoshi, fate qua lo stesso. Sono desolato, signorina Lois, avrei dovuto prestare più attenzione. L'impiattamento non è la cosa più importante, perché si rifiuta di provarlo, signorina Lois. Bancho, non è il momento di... Mi sento davvero a disagio, c'è per caso qualche telecamera nascosta perché mi sembra uno scherzo o una punizione. La pagherete per avermi trattata così, non pensate che ve la farò passare liscia. Me ne vado, annullate la mia prenotazione, addebitatemi pure la tassa di cancellazione, non mi importa. Vabbè, almeno devi provare, che ne sai, manco t'avesse presentato uno stronzo, dai. Dopodiché Bancho ha lasciato il suo lavoro in hotel e se n'è andato, dicendo che doveva esercitarsi. Credo che non volesse ricercare come cucinare in sé. Quanto più gli ingredienti e i metodi di cottura. Capisco. In caso lo ammiro un po' perché non ha smesso di credere che non fosse sulla strada giusta.
Credo che sia proprio questo suo essere testardo ad avergli fatto raggiungere ottimi risultati. Adesso lavora con te e ha anche iniziato a postare sui social media. Sento che in qualche modo si è cambiato e mi fa piacere. Penso che gli faccia bene stare con te. Continuate ad andare d'accordo. Guarda, farò del mio meglio per aiutare Bancho a concentrarsi sulla sua cucina. Ok. Beh, oggi è stata una giornata bella impegnativa, signori. Abbiamo fatto, tra virgolette, poco, ma narrazione ce n'è stata, quindi... va bene. Arieccici. Eccolo là, lo specchio pure. Salve. Oh, Dave, ieri non ti ho visto, ero un po' preoccupato. Non sono riuscito neppure a contattarti via radio. Ieri ero al villaggio del popolo del mare. Tu cosa? Che è successo? Ecco, vedi... non fate... sintetizziamo, perché stiamo andando un po' troppo per le lunghe. Oh, vedo quanto ti invidio. Che esperienza incredibile. Non vedo come possa aiutarti, ma è chiaro che hanno dei problemi da risolvere. Perché non vai prima a parlare con gli abitanti? Vorrei venire anch'io, ma come hai detto, soltanto una persona può usare lo specchio del popolo del mare. Peccato. Un vero colpo di scena. Se ti servisse uno dei miei attrezzi, non dimenticarti di dare un'occhiata al negozio di Cobra, eh? Eh sì, prima userò lo specchio del popolo del mare per far visita al villaggio. Però in questo caso non riusciamo poi a prenderli. Basteranno i tonni che abbiamo piato? Cioè, se devono accavallare proprio queste cose, tonni e specchio. Posso usare lo specchio che ti ha dato Tenzin per andare istantaneamente al villaggio del popolo del mare. Lo specchio è ad energia solare, pertanto non può essere usato di notte. Beh, però lo potrei usare pure il pomeriggio, no? Farfalla di mare, ok, vediamo. Però il giorno, il prossimo giorno ci sta il... che tra l'altro io devo vedere pure se questo vende un'altra volta. Questo lo devo comprare, ok. Vabbè, vediamo signori. Però per il momento direi di salutarci qui con questo episodio. Noi credo che abbiamo lasciato anche un po' di cose. Vabbè, l'allevamento. Però al prossimo appuntamento magari diamo un'occhiatina più approfondita. Approfondita, giustamente. Facciamo magari un po' di pescato. Prendiamo qualche tonno eventualmente per l'evento che ci sarà il giorno successivo. Poi magari nel pomeriggio, che c'è sempre il sole, possiamo comunque andare dal popolo del mare. E poi vediamo altre cose. Voi mi raccomando ragazzi, come sempre lasciate like e commentate. Spero che vi stia garbando questo Dave the Diver. Molto infognante, fighissimo. Mi raccomando, continuate a supportare questi video. È molto importante, un like, una condivisione. Non vi costa nulla, ma è un gran supporto. Quindi mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. Ci vediamo alla prossima, cari.